legge primitale, che è stata una delle tante legioni, no, nate durante l'impero, affondata nel 67 Nerone, e ha avuto, è stata una delle più longeve. Si sono trovate tracce nell'antico sito di Nove, in Bulgaria, dove aveva la sua sede locale fissa, fino al 475, per cui è stata indubbiamente una delle più longeve. L'associazione delle leggi primitali, che è fondata da me, Carelli Corrado, nasce nel 1996, si progredisce piano piano, la sua funzione giuridica la prende nel 2002 e ricomincia a lavorare sia nel campo dell'archeologia sperimentale, nella ricostruzione e nella rievocazione storica. Collaboriamo attualmente con diversi musei, tra cui Lucino, l'antica Volcei, le mani nelle storie che riguardano il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, con la nave di Comacchio a Comacchio, museo della nave ritrovata, e con tanti altri musei sia in Italia e all'estero. Il Collegio Primitalica conta 160 iscritti, di cui 90 regionali. È sicuramente uno dei gruppi dei nostri giri in Europa, uno dei gruppi più numerosi, il che ci permette di fare molte rievocazioni durante l'anno e di collaborare con molti musei. Una cosa che noi abbiamo ravvisato nei nostri viaggi, quel connubio turismo e rievocazione storica si sposano perfettamente e sta trovando un grado di applicazione, dove l'abbiamo trovato anche ultimamente alla Borsa del Mediterraneo di turismo e di archeologia. Tanto che, tanto quanto ho capito, l'archeologia finalmente sembra che sia entrato anche, nella sensibilità dei nostri politici. Quest'altro anno a Pompei comincerà la prima edizione di Cinema e Archeologia. Pompei da sola è un biglietto da visita molto importante, che avrà sicuramente una grossa risonanza, oltre che in Italia e anche all'estero. Nell'evolversi di questo sviluppo, la legge primitale, che per esempio ha già messo in cantiere altre discipline storiche, tra cui la gladiatura, l'arceria, di cui facciano parte gli ausiliari, e piano piano vediamo un pochettino anche l'evolversi di queste cose qua. Insomma, sicuramente come legge primitale che non ci fermeremo per esempio. Abbiamo finito da alcuni anni l'evoluzione, ci sono stati 18 anni di sacrifici, ma oggi come oggi la legge primitale che è in grado di mettersi sul tappeto 1230 anni di storia del suo esercito, che come sappiamo storicamente camminava parallelo alla civiltà romana. Quindi possiamo mettere sul campo l'esercito arcaico di Roma e Remo fino ad arrivare al tardo impero, dopo Costantino, che siamo cresciuti tanto da creare collaborazioni con il noto divulgatore Alberto Angela. Nel 2008 abbiamo fatto la colonna traiana, poi con Alberto Angela abbiamo fatto appunto la nave perduta quest'anno, ma non solo, abbiamo lavorato molto anche con l'altro noto divulgatore e scrittore Manfredi. All'interno del 2004, all'interno di Villa Adriana, abbiamo presentato la Legione dell'Impero, il Riano, abbiamo fatto la Via Emilia con lui ed altre cose. Ma non solo, con l'Università di Tübingen in Germania, abbiamo fatto un bellissimo documentario, svolto proprio sotto le mura storiche di Montagnana, in provincia di Padova, sono venuti giù loro, dove abbiamo fatto appunto la caduta delle legioni, personato dal noto imperatore Marcellino il Trace. È noto che in campagna probabilmente si trovano, il percorso storico archeologico tra i più noti. Volcei ha vissuto ai suoi tempi, siamo sotto l'età repubblicana e poi anche, in suo momento forse migliore. Storicamente per noi rappresenta anche la calata di Spartaco, quando viene giù dal Vesuvio, viene fatta rabbruciata, poi risorge da queste ceneri. Sappiamo con certezza che è stata trovata nei resti archeologici una lapide, moglie di Comodo, che poi dopo lui mandò in esilio, e soprattutto altri resti archeologici molto importanti, soprattutto nei sepolcri dove sono emersi reperti di cui oggi fanno parte di un museo tra i più belli e i più freschi anche, e dire di recente restituzione. Per noi è stato un motivo di soddisfazione, tornare al museo ogni anno rappresenta per noi una tappa molto importante. Ci sciroppiamo volentieri tutte quelle ore di viaggio, proprio perché ormai li abbiamo fatto poi amicizia, soprattutto per quanto riguarda anche il presidente della Proloto attuale, Marcello, con cui ormai abbiamo stretto una collaborazione e un'amicizia che sicuramente non si fermerà qua. In cantiere abbiamo progetti molto importanti,
che speriamo che le note amministrazioni sia regionali e provinciali siano sensibili a questo, perché porterebbe, come ripeto la prima, oltre prestigio anche sicuramente un buon indotto turistico. Per confido che questa rivalutazione prosegua, migliori su tutti gli aspetti, perché sia il comune sia la storia di Bolsei lo meritano, e non ho dubbi nel ripetermi che vi è sicuramente un grosso vantaggio anche l'indotto turistico, di artigianato e quant'altro. Il museo merita senz'altro, perché i reperti sono indubbiamente di interesse nazionale ed internazionale. Sicuramente, essendo nota e poco conosciuta, perché è fondata da pochi anni, ha bisogno sicuramente di un collegamento più proficuo, più profondo, sia diciamo così viario e quant'altro. Trovare i giusti collegamenti per portare la gente che venga a Bolsei, perché oggi come oggi mi sembra un po' collocata, diciamo così, in disparte, se vogliamo chiamarla così, insomma.